Ciao, oggi parliamo di pneumatici perché ho provato delle gomme nuove, nuove sia come prodotto in sé sia come marchio. Oggi parliamo delle Anlash Capra RD. Non capita spesso di avere a che fare con un nuovo produttore di pneumatici, un marchio che non si conosce. Negli ultimi tempi abbiamo visto arrivare sul mercato diversi produttori asiatici, principalmente cinesi, e ci siamo un pochino abituati all'idea che possano esistere vari livelli di performance e di prezzo. Il produttore di cui parlo oggi, però, non è cinese e non produce gomme economiche. Punta invece a proporre prodotti con un elevato rapporto prestazioni-durata-prezzo, ovvero quei tre parametri che per chi viaggia in moto contano di più. Il marchio di cui ti parlo oggi è Anlash e magari non l'hai mai sentito nominare fino ad ora. Si tratta di una grossa industria turca specializzata nella produzione di pneumatici per moto, scooter e quad. Anlash segue tutto il processo di produzione del pneumatico, dall'ideazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione e per molto molto tempo è stata partner di alcuni marchi storici del settore. Da poco più di un anno Anlash è disponibile anche in Italia con prodotti che hanno subito attirato l'attenzione, in particolare il Winter Grip, il primo pneumatico invernale per moto di cui sento parlare con toni entusiastici. Sembra che funzioni davvero. Non ho avuto la fortuna di provarlo, quindi non mi posso esprimere, però il Winter Grip mi ha incuriosito, così ho deciso di contattare Anlash per capire un pochino meglio quali fossero i loro piani. Mi sono stati così presentati i modelli che compongono al momento la gamma moto qui in Italia. Si tratta di pneumatici votati al turismo, con una certa predilezione per prodotti di tipo off-road. Tuttavia sono sicuro che le mire di Anlash siano quelle di allargare progressivamente lo spettro d'azione. In breve tempo credo che arriveranno ad avere una gamma veramente completa. Prima però vogliono convincere chi usa la moto tutto l'anno e macina tanta strada. Così mi hanno proposto un esperimento, passare 1 o 2 giorni come se fossi un loro collaudatore. Fico, no? In pratica dovevo provare le stesse moto con le coperture di serie e con le Anlash e poi compilare un report dettagliato con ogni aspetto che riguarda il pneumatico. Ho provato 2 moto diverse con 2 prodotti diversi. In questo video però ti parlerò soltanto del primo, perché il secondo è un pneumatico che non è ancora in commercio, era ancora in fase di test, quindi è stato un vero e proprio atto di fiducia di Anlash nei miei confronti. In pratica ho fatto veramente il collaudatore su una gomma che non è in commercio. Fico, no? La gomma di cui ti parlo oggi è la Capra RD, in particolare l'ho provata nelle misure 110, 80, 19 e 150, 70, 17, ovvero quelle della Honda Cross Tourer 1200 che mi ha messo a disposizione il concessionario Mattarollo di Treviso per il test. Ma ecco com'è andata. 2 cose colpiscono subito delle Capra RD. La prima è la gran tenuta in curva. La seconda, il profilo molto sportivo per una gomma turistica, nel bene e nel male, cioè scendono in piega molto molto rapidamente e però occorre prenderci un pochino la mano. Una volta giù offrono una gran tenuta, ma i fianchi sono talmente verticali che risulta difficile percepirne il limite. Tant'è che quando si scende dalla moto e si osserva la gomma convinti di averla chiusa, si scopre che rimane sempre almeno 1 centimetro buono. Questa forma un po' appuntita, se rende la moto veloce tra le curve, la rende anche meno ferma sul dritto e specie alle alte velocità è facile scambiare la reattività per instabilità. Il comfort sia acustico sia per vibrazioni mi è sembrato ottimo. Va però trovata la giusta pressione perché la carcassa dà l'idea di tendere al rigido. Questo si traduce in un'alta sensibilità. Piccole buche, sassetti o rametti, insomma, si sentono. Quelli di Anlash mi hanno parlato di un'eccellente tenuta sul bagnato. Nella mia breve esperienza di collaudo ho incontrato solo uno scroscio d'acqua mentre ero in autostrada. Non lo considero quindi un test attendibile, ma le sensazioni erano quelle di una gomma sicura, così come durante le frenate più decise. Anche per il chilometraggio tocca fidarsi, mi dicono mantengono a lungo le prestazioni, ma al momento non lo posso confermare. 2 giorni non sono decisamente abbastanza. Capra RD è un pneumatico dedicato a moto turistiche e a un utilizzo stradale. Ben si adatta alle endurone da viaggio,
moto, insomma, come questa Cross Tourer 1200. Strade bianche si possono affrontare a velocità ridotta senza preoccupazioni, ma non la consiglio per qualcosa di più impegnativo. Per questo Anlas offre altri prodotti, come le tassellate Capra X, di cui ti parlerò in un altro video, e le Capra R, che sono in pratica delle intermedie. Per finire parliamo di prezzi. Troverai le Capra RD a una cifra di poco inferiore alla migliore concorrenza. Indicativamente la coppia ti costerà in negozio circa 230 euro. Se la durata sarà paragonabile alle prestazioni, credo che siano decisamente un ottimo acquisto. Se ti è piaciuto questo test, se ne vuoi vedere altri, non devi far altro che seguire sempre il mio blog www.motoretto.it. Ci vediamo alla prossima e nel frattempo mi raccomando, dai gas, ma responsabilmente. Ciao!